andiamo a parlare del fico bianco del Cilento, la cartolina. È una vera e propria eccellenza campana, è uno specifico ecotipo della cultivar dottato che si è andato selezionando e diffondendo nel Cilento nel corso dei secoli, tant'è che è conosciuto come il fico bianco del Cilento. La polpa è di consistenza tipicamente pastosa, dal gusto molto dolce, di colore giallo ambrato, con acheni prevalentemente vuoti, il ricettacolo interno quasi interamente pieno. Le pregevoli caratteristiche del prodotto sono dovute anche all'ambiente di coltivazione e di lavorazione dei frutti ed è possibile consumarlo sia fresco che secco, ed oltre alla tradizionale preparazione lo possiamo trovare farcito con mandorle, noci, nocciole o ricoperto di cioccolato, ma anche immerso nel rum, liquori, oltre alle confetture. Definito da sempre pane dei poveri, il fico del Cilento ancora oggi rappresenta una tipicità grazie alla secolare tenacia e capacità dei produttori cilentani, se oggi disponiamo di un prodotto di assoluta qualità. Ed eccoci nuovamente per parlare di un'altra eccellenza della nostra Campania. Oggi andiamo a parlare del fico bianco del Cilento con Giuseppe Pastore, Cilento e Sapori della Terra. Buongiorno Giuseppe, benvenuto a Caia. Buongiorno Emiliana. Come va? Tutto bene? Bene, si lavora. Allora Giuseppe, attraverso le foto che ci ha inviato in fase di montaggio della cartolina, vedere questa eccellenza, il fico bianco del Cilento, davvero ci ha emozionato. È un prodotto che possiamo davvero mangiare fresco, mangiare secco, sempre e comunque, ma anche in tanti modi. E tu sei proprio il fautore di tante trasformazioni del fico bianco del Cilento. Beh, diciamo che io sono diventato cultore del fico prima che di essere altro, è un mangiatore particolare perché per me è pranzo e cena in genere. E il fico lo vedo come la pianta divina, no? Dove si può fare di tutto. Io sono arrivato a fare adesso l'ultimo stadio e la polvere di fico secco che praticamente si può mettere all'interno della moca per il caffè, oppure su un tiramisù, su qualcosa del genere, per dire che posso completare gli alimenti. Giuseppe, sei un alchimista. Così mi definiscono. Io preferisco manovale, però. Sei un manovale. Manovale è meglio. Allora, ci hai mandato delle foto dove abbiamo visto no, il fico bianco del Cilento. Ti stai alzando per farci vedere qualcosa in questo momento. Ah, la polvere del fico. La polvere del fico, sì. Esatto. Ecco, il fico bianco del Cilento ha delle caratteristiche ben precise, vero Giuseppe? Sì. Come possiamo riconoscerlo? Allora, il fico bianco del Cilento ha una caratteristica ben precisa. All'interno, rispetto agli altri fichi, è leggermente, a posto di essere rosso, è leggermente più rosato. Cioè un color sabbia verso il rosato. C'ha degli acheni piccoli, 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 che sono quasi invisibili e sono masticabili. Quindi non hanno il problema di essere identificati come un pericolo per i diverticoli. Ah, ok. Perché, sì. Esatto, perché questi qua vengono tutti quanti macinati in bocca e messi direttamente all'interno della parte intestinale dove il microbioma poi fa il resto. Diciamo che è una cultivar particolare che è il dottato. Quasi tutte le DOP che ci sono in Italia adesso utilizzano questo fico perché è il fico italiano sostanzialmente, che è un fico piccolo che voi avete già fatto vedere, ha altri tipi di caratteristiche. Io qui, per esempio, vi faccio vedere, eccolo qua. Ah. Questo qui è il, diciamo, un fico medio, secco, disidratato al 70%, che poi all'interno presenta, adesso questo qui è un pochino più andato, però presenta questa parte che è la polpa. Sì. E da questa polpa poi diciamo che si ricava quello che è la dolcezza del fico. Il frutto esterno contiene fibra in modo assoluto,
Diciamo che io ne faccio un altro prodotto per, mettiamola così, per la digestione, ecco. Sì, e tu Il prodotto fai in questione è liquori, questo. fai rum, ecco, fai anche la soppressata. Sì, faccio anche la soppressata di fichi, che è un prodotto un po' particolare, non so se lo avete già visto in immagine in cartolina, se no sarò costretto ad alzarmi per prenderlo. Però è simpatico, anzi no, c'ho qualcosa che avevo già lavorato qui, eccolo qui. L'ho messo un po' sottovuoto. Sottovuoto. Ah, eccolo qua, perfetto. Questa è la fetta di soppressata di fico. Sì. Tenendo presente che la soppressata è lunga, circa 300 grammi, un po' come le soppressate che si vedono in giro. Questo Sì. qui emula la soppressata di Joy, Quindi, solo che è un dolce, non è un salato. ecco, quindi lo È un possiamo dolce accompagnare dopo un pasto con una fetta di soprassata, semmai anche un liquore al fico. Quindi, veramente possiamo fare di tutto con il fico bianco del col fico del Cilento, no? si può fare veramente di tutto. Tra l'altro, io ho tirato fuori un vino di fichi bianchi. Il vino è un bianco. E ci ho messo 2 anni circa per metterlo a posto. Comunque ha bisogno di un'altra revisione perché la boccata che lascia è un pochino, acetica. L'abbiamo provata ieri con un paio di sommelier qui da me per vedere come possiamo portare avanti questo tipo di lavorazione. È un po' in sintesi come il sidro di mele, solamente che è meno dolce, più amabile verso i vini bianchi di uva, sostanzialmente. Perché ti sei appassionato proprio al fico bianco? Ti piaceva Perché da consumatore? da Ok. consumatore mangiavo, sì, ne mangio ancora tanti. E quindi ho detto perché no? Vediamo un po' tutte le derivazioni, soprattutto vediamo quello che ci può dare a livello nutrizionale e farmaceutico, perché poi Sì. non ci dimentichiamo che ogni alimento, la sua origine, ha dei principi farmaceutici, no? Nutrizionali. Insomma, abbiamo fior di persone che ci possono, fior di dottori che ci possono dire quali sono sostanzialmente le caratteristiche del figo. Poi È un siamo anche prodotto. nella zona della dieta mediterranea, la Campania, cioè Esatto. veramente attraverso l'alimentazione, i nostri prodotti, possiamo tranquillamente parlare di eccellenze e di salute, ci possono aiutare ecco, in questo modo. Assolutamente sì. Giuseppe, anche il rapporto bello che hai con i contadini, con gli agricoltori, no? Sì, perché gli agricoltori ultimamente si stanno appassionando anche loro a fare qualche derivazione quando sono a casa, no? Dicono, vabbè, io lo coltivo, ma tu che ci fai? Diciamo che io con la foglia di fico ci faccio addirittura la tisana, però deve essere presa in un determinato tipo di periodo. E gli agricoltori ogni volta che mi vedono mi dicono, perché non vieni a lavorare con me? Almeno sta pianta di fico la facciamo diventare un attimino più grande, gli diamo qualche chilo in più. Si divertono e io ho preso in gestione sia a mare sia in collina per capire anche le differenze date dall'ambiente, quindi tra mare e montagna. Ho preso in gestione 2 terreni e in questi 2 terreni sto vedendo le differenze. Bene, Qual è più salino, quindi qual è meno salino, qual è più umido, qual è meno umido, insomma, tutte queste cose. l'alchimista contadino, perfetto, mi fa piacere. Giuseppe, io ti ringrazio per essere intervenuto qui a Caia, per averci fatto conoscere non solo il fico bianco del Cilento, ma anche tutti i prodotti, no, che possiamo Tutte le avere sul derivazioni, sì. Sicuramente che possiamo avere sulle nostre tavole. Quindi tanto. consigliamo tutti di conoscerlo, di assaggiarlo, perché è un prodotto tipico della nostra terra, quindi valorizziamo sempre di più i nostri prodotti. Grazie Giuseppe! Grazie Miriana, buona giornata.